Molto difficile distinguere il vero dal falso e l'intelligenza artificiale renderà questa distinzione sempre più problematica. L'Europa è pioniere nella normativa, ma intanto ci vorrà un po' di tempo perché queste norme diventino operative, prevedono tra l'altro che qualunque contenuto artefatto dall'intelligenza artificiale debba essere chiaramente etichettato. Dichiarato. Ma quello che veniva raccontato nel servizio è molto frequente, l'uso di personaggi televisivi che vengono doppiati. A vedere bene sono doppiati malamente, ma torniamo al discorso dell'attenzione, nessuno sta lì a vedere se la sincronia delle mie labbra è esattamente coerente con il testo. Ho saputo recentemente di una truffa professionale avvenuta, pensate, all'interno di una conference call di lavoro, nella quale sedeva un amministratore delegato che sembrava essere lì in carne ed ossa a dare l'ordine di fare un bonifico, quindi live con le altre persone che erano invece reali, lui non era reale, era frutto dell'intelligenza artificiale.